is the brightest flame. We blossom to the end. And benvenuti a tutti quanti voi, finalmente domenica. Ma sbaglio o questa è tipo la terza, la quarta volta che mi viene a sentire? No, la quinta, non so dire. La quinta volta. Spero non sia motivo di disturbo, perché ho visto Sony anche domani e contavo di tornare. E come si suol dire, è stato un piacere, magari ci si vede domani. Aspetta, ma dove vai? Ma veramente ti piacciono le mie canzoni? Indubitabilmente, moltissimo. Non sono tristi? No, no, sono belle. Grazie. Grazie a te. Tu sei... No, beh, inutile, te lo dico. No, mi interessa, io sono... Beh, tu sei decisamente brava. E poi nei testi delle tue canzoni mi sembra di riconoscere qualcosa della Deborah Edger, della Catherine Anderson. Di chi? Veramente sono frasi che mi vengono in mente così, non è che... Beh, complimenti, sono di un'intensità straordinaria. Ma vero? Ma forse perché in inglese fanno più effetto. In italiano mi vergogno a scrivere perché parlo male. E poi quando canti sei di una bellezza che non so come dirlo, mi disorienta. Però anche quando non canti, ma questo ti sarà cosa nota, è inutile, mi dilunghi in ovvietà. Stanotte siamo insieme, ok? Chi? Stanotte. Stiamo insieme, stanotte. Stanotte siamo insieme, stanotte. Lo dici come una constatazione, nel senso che è notte e siamo insieme, o è piuttosto un proponimento per l'ora a venire? E da parte mia non ci sono grossissime obiezioni, ad un buon conto. Non ho capito se ti va. Per dirci, mi sembra persino al di là di ogni più rosa auspicio. Quindi sì? Sì. Sì, indubitabilmente, senza dubbio alcuno. Andiamo allora, andiamo. Dove andiamo? Da te. Si può? Perché in questo momento sarei da un tipo. Sì, segui. Hai detto da un tipo? Un batterista, ma non ci siamo pure mezzi lasciati. Mezzi lasciati? Cioè, secondo me se non torna è contento. Sì? Beh. Certo, non sarà sportivo, ma non posso dire che la cosa mi dispiace. Comunque mi fa morire come parli, sei un personaggio dei libri antichi. Sì? Lo prendo come un complimento. Non mi hai detto come ti chiami. Io sono Antonio. Tu? Io Guido. Bello Guido. Tipo uno che guida. Sì. Beh, però anche come il beato Guido Pomposiano, che può essere considerato il santo protettore dei musicisti. Ah, Wicked, wicked, body, boy.